Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Happy Valentine's Day! Buon San Valentino! No! Nuovo video! Vi facciamo vedere una ricettina per San Valentino. Dolcissima e cioccolatosa! Ogni festività, ogni periodo ci piace accontentate con queste ricette che voi ci richiedete. Oppure comunque caratteristiche del periodo inventate da noi. A Natale, Halloween. E adesso per San Valentino abbiamo pensato di farvi vedere una ricetta di tortini cioccolatosi. Da regalare al vostro fidanzato, oppure come nel nostro caso da mangiare adesso noi per merenda. Sì, perché... autoregalo. Molto carini per preparare una colazione tipica al vostro fidanzato, ma anche perché no, a vostro papà, a vostra mamma, insomma, vostra amici, amiche, vostra... sì. No, talmente light, buoni, sani, genuini, leggeri, che li potete mangiare tranquillamente come anche come merenda e come colazione sana anche tutti i giorni. Quindi vi diamo anche un'idea, uno spunto per fare una colazione, una merenda sana però golosa perché al cioccolato. Iniziamo subito! Sì, il cioccolato! Lop, 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 lop. Così, a me lop, lop. Love is in the air, love is in the air. Na 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 na, love is in the air. E mangiamoci i tortini. Primo! Gli stampini di Tiger a forma di cuore che vi abbiamo fatto vedere nel video appunto che abbiamo caricato in contemporanea sul primo canale, il video con tutti i prodottini di Tiger, tra cui questi fantastici stampini. Mi sto appiccicando la bilancia perché rossi e a forma di cuore. Aiuto, mi piace troppo, sono molto buona a San Valentino. Dopo la farina d'avena metto lo yogurt alla fragola. Per farlo? Questo qua praticamente è già zuccherato, quindi questo vi permetterà di non aggiungere zucchero. Ed è bello perché viene un bel contrasto questi tortini. Fragola e cioccolato. Fragola e cioccolato, proprio tipico, insomma, cosa di San Valentino. A noi piacciono tantissimo e speriamo che questa idea possa piacere anche voi. Se non avete questo a fragola potete mettere anche quello bianco, il classico, sì. Però aggiungete lo zucchero di canna per dolcificarlo. Esatto. Potete mettere tipo un paio di cucchiaini di zucchero di canna. Poi ci regolate voi se le volete più dolci, un po' più amari. Esatto. Oppure potete mettere anche un altro yogurt, un altro gusto, tipo quello vaniglia, molto buono. A questo punto quindi vado a mettere gli albumi. Cacao, l'ingrediente preferito di Nancy. Poi inizio a mescolare. Ho aggiunto anche il lievito e adesso mescolo tutto. Lievito per dolci semplice. Io per pigrizia non voglio sporcare il frullino e quindi utilizzo questa frusta a mano. Però ovviamente se avete un'impastatrice oppure un frullino elettrico è meglio. Presto. Io invece faccio così e faccio pure i muscoli. Ma come sto potendo? Mettiamo le gocce di cioccolato. Finalmente! Ci aspettavo con ansia. Delle gocce di cioccolato, non ve la dico la quantità perché io faccio così. Oh, ne metto. Abbonda. Sì, abbonda. Wow, perché... che belle immagini. Guarda quanto ne metto. Oddio. No, ci vogliono comunque. Sì, ci vogliono. Ci vogliono perché danno molto molto sapore. Abbondate. Sì, vengono buonissimi. Preparato qua i miei stampini. Questi qua di Tiger, abbiamo comprato da Tiger. E versiamo il composto. Sì, esatto. Senza farlo cadere. Questi sono molto bassi. Se ne metto troppo perché sennò esce fuori, sì. Wow. Qua invece vi faccio vedere, in questi qua che sono un po' più profondi, abbiamo la possibilità di fare una cosa troppo figa. Ossia, il nostro impasto, un po' di marmellata, che questa qua non è proprio marmellata perché è senza zucchero. Vi ricordate, ve l'abbiamo parlato nel video di acquisti da supermercato che abbiamo fatto? Fior di frutta, fragole e fragoline di bosco di rigoni da Asiago che noi compriamo al supermercato e non contiene zucchero aggiunto, quindi contiene solo frutta ed è buonissima. E noi praticamente andiamo a mettere un cucchiaino al centro e poi, ecco qua così, andiamo a coprire con un altro po' di impasto, così viene tipo un cuore dolce, wow, rosso. Fragola. Sì, buonissimo. Intanto ho preriscaldato il forno. Brava. Al solito i dolci noi li cuociamo sempre a 180 gradi, perché ce lo chiedete spesso, sì, quella è la temperatura giusta. Sempre uguale. Si cuociono anche in fritta, veramente occorre pochissimo tempo. Una ricetta super veloce.
Ma vuoi finire di mangiarti tutto? Pure i crudi, mo', madonna mia. Adesso, esagerata. Guarda che mi sono cose le goccine. Ma... dammi due goccine. Ma dopo mi vado a prendere quelle goccine che sono rimaste. Vediamo come sono. Madonna, che cattiva. Andiamo a infornare sia questi che quelli. Yeah. Poi li mangiamo. Abbiamo decorato i nostri cuoricini appena estratti dal forno con un po' di yogurt sopra. La melatina, quella che abbiamo messo dentro a quegli altri, giusto al centro. Ecco qua, bello, troppo l'hai messa. Wow, troppo bello, Nancy. E poi che sopra belli, cuoricini. Anche i cuoricini, questi qua, cuoricini bianchi cioccolato, di cioccolato bianco. Che bellini. Di San Valentino, bellissimo ragazze, adorabili. Vabbè, casereccia, dai, però sono carini. Apprezzate il nostro impegno. Eccoli qua, quegli altri là sono venuti un po' tutti deformi. Però quelli di pieni di marmellata. Però li abbiamo un poco fatti carini mettendoci anche qua marmellatina e decorazioni a cuoricini. E adesso mangiamo. Sì, tutti e due tipi assaggiamo. Guarda che si estraggono facilmente, ma non sono carini. Le piccole tartine. Andiamo. Tutta la cioccolata. Devo dire che queste gocce di cioccolata hanno dato un tocco proprio cioccolatoso. Buonissimo. Ma guarda la marmellata di cavolo. È un bel contrasto. Quasi in un boccone, bambina, questo perfetto. Un boccone. Grazie. Buonissimo. Fava il tumore, no? Da pensare che questa decorazione sopra già l'hanno buonissimo. Mettendoci pure la marmellatina sopra, guardate pure. Adesso proviamo questo qua. Sì, proviamo anche quello che è pieno di marmellata. Dai, diciamo, qual è più buono? La marenna. Mi piace sta festa di San Valentino. Evviva gli innamorati. La cosa bella, sapete qual è? Che sono ancora caldi, quindi la marmellata dentro è calda, c'è un cuore caldo. Tutto di marmellata, buonissimo, che fa contrasto col cioccolato. Non so cosa dici te, forse questo è ancora più buono. Però è tutto dentro. Veramente una torta sacra, cioccolato e marmellata, così è buonissimo, ragazze. È buono! Adesso che ci facciamo fuori tutti. Sicuro. Questo dolcino farete innamorare chiunque. Sì. Anche io mi innamoro di voi, vi posso sposare se li fate. Noi ce li facciamo fuori tutti, vi mandiamo un bacio grande e happy Halloween, mi raccomando. Happy Halloween! C'è la droga qua dentro, gli oggetti drogati. Buon San Valentino, Happy Valentine's Day. Metteteci un bel pollice in su se vi piacciono i video con la Nensina. Guarda, vi mandiamo tanti baci, se li fate lasciateci tanti commenti e taggateci nelle foto su Instagram, carità dolce, Venezia Mara trattino basso. Ciao. Mamma mia, che mappa fate? È troppo buono.